Benvenuti a tutti, ragazzi e ragazze, partecipanti e non del contest a cui abbiamo dato vita per ringraziarvi di aver raggiunto il traguardo dei 500 iscritti su YouTube. Faccio una premessa: ci saranno due vincitori. Abbiamo deciso di dividere in due categorie, una a livello medio e una a livello esperto, per poter dar modo a ognuno di voi di poter vincere. Andremo a commentare velocemente ogni miniatura da voi creata. Poi dopo Annunceremo i tre finalisti di ogni categoria e infine i vincitori. Quindi vado? vadi, vadi, Vado. vadi. Ordine puramente casuale nel commento, non Alessio Alessio Preziosi. Preziosi. Beh, questo è un modello comunque storico. Io devo dire che in linea generale è preciso. Diciamo che questo è un modello realistico, la Sì, pittura è esatto, è una pittura realistica, realistica, ovviamente non ci tipica dei sono. figurini, Esatto, tipica dei figurini dei figurini. storici. È fatta bene, sicuramente fatta bene. Oggettivamente Oh, precisa, sì. trovo che il viso comunque, diciamo, questo glazing arancione forse rende poco realistico. Avrei forse aggiunto delle velature anche magari sul toni del rosso, del violaceo. Bravo Alessio. Bravo. Ah, Andrea. abbiamo il nostro Star Wars, giustamente, se non Star Wars cosa poteva essere? Andrea non voleva partecipare, vero? Ce l'ha mandata. Andrea è stato costretto a Ah, e Andrea è stato costretto a partecipare. partecipare. Ma intanto Fabri ti vuol fare una domanda. Andrea, volevo sapere che materiale avevi usato per fare le spade. È Cioè, fondamentale, devi sono so dircelo. 5 giorni che non dormo. Vabbè, qua c'è da Facciamo prendere. parlare, No, c'è da diciamo. prendere intanto in considerazione il fatto che si tratta di un modellino molto piccolo, probabilmente sarà al massimo 32 mm, per cui noi qua lo vediamo grande, però bisogna considerarlo così. Sicuramente è stato preciso. Aspetta, mi devo avvicinare perché sono ciecata. Allora, purtroppo abbiamo solo questa immagine, per cui non riesco a capire se per il metallo hai usato i metallizzati o meno. Questo non lo riesco proprio a capire. Però c'è questo dettaglio del mantello al sotto. Mi piace anche il fatto appunto che abbia curato sia la basetta creando un veloce imbasettamento che i dettagli come appunto il sotto del mantello. Bravo Andrea e complimenti per il pezzo. Ci piace. Chimera, però è Ah, questo. allora c'è da dire che C'è da dire che questo è uno stile particolare, si grim. chiama Grim Dark Painting, quindi questo effetto un po' sporco, un po' vissuto è voluto. Detto questo, l'atmosfera c'è, Bellissimo. il fumo sempre, Il fumo. Stefano sempre fumo, mi E poi che raccomando. c'ha in mano? Che cos'è? Sembra un bastone con una catena. Sì, i colori sono molto cupi, insomma, C'è questo è stile un. dark, creepy che a me piace. Sì. Stefano, apprezzo molto comunque le ambientazioni, devo dire, per cui buono, mi piace. Stefano, Bravo. bravo. Questo ci è piaciuto per Danilo, Danilo Danilo. Parente. Ci è piaciuto per diversi motivi. Intanto, questo effetto metallo non metallo, sia sugli stivali che sul apri panza che non di altro, che sull'ascia è fatto bene. La pelle verde anche. È fatta bene, è molto verde. Nonostante si tratti comunque di una pelle, ok, di un orco che okay, è verde, però magari avrei creato qualche velatura con dei colori un pochino in contrasto, sia nelle parti in ombra che nelle parti in luce, magari con un color marroncino piuttosto che un violaceo per le parti in ombra, in modo da creare un po' di contrasto. Il Però metallo non metallo sembra. fatto bene. L'unica pecca, la basetta. Ci è Sì. piaciuta la parte della neve che comunque ha sporcato gli Stivali, stivali, però un peccato però. perché la neve è semplicemente appoggiata sul pezzo di legno, invece si poteva proprio creare qualcosa Anche di un po' più creare del strutturato. fango oppure delle cose, insomma, che. Io però in linea generale questo è un modello che a me è piaciuto. Complimenti, Bravo Danilo, Danilo. bravo. Oh, Oh. Deccio Painter. Allora, io questa miniatura l'avevo già vista, lo ammetto. Tant'è che ammetto di aver anche preso spunto da questa per un mio lavoro recente. Mi piace tantissimo il colore della pelle che ha dato, i colori che ha utilizzato e anche questi contrasti. Ovviamente io amo i mezzi busti, per cui però, secondo me un paio di difetti. Ok, che la canottiera è in secondo piano.
però manca completamente di contrasto, è completamente piatta rispetto al resto. Dice sì, la parte proprio della canottiera, cioè, ha lasciato un po' il dettaglio del... Cioè, sembra esatto che dalle spalle in giù sia trascurata, ed è un peccato, perché ok, dare risalto al viso, che è venuto sicuramente benissimo, però anche solo due punti luce sulle increspature della maglietta avrebbero fatto forse la differenza. Però bravo, bravo, sicuramente t'ho copiato. Digitas Cup 3D. Allora, qua andiamo leggermente fuori tema, però abbiamo dato la possibilità di partecipare a tutti. Qui si tratta ovviamente di scultura digitale. Allora, questo non è il mio campo, perché io progettare in 3D proprio, ma neanche lungi io da me. L'unica cosa che so fare è mettere i supporti. Per cui una cosa che posso dire è: io una cosa così non la saprei fare. Per cui complimenti. Complimenti comunque. Enrico Borghesi. Ah, allora, okay. Lui ha fatto una cosa molto carina. Ci ha contattato per email e ci ha inviato la sua prima miniatura. Ovviamente va valutato in quanto prima miniatura. Intanto trovo veramente dolce il fatto che ci abbia inviato la sua prima miniatura. E poi, per essere la prima, sicuramente la base è stata data precisa. Dai. Nel senso, il colore sulle singole parti è dato bene. Magari adesso non so se ha utilizzato una lavatura o qualcosa. Una cosa da apprezzare è sicuramente la basetta. La basetta, sì. Cioè, comunque, nonostante tutto, ha creato anche una basetta, ha creato anche una sporcatura di sangue, ma si è impegnato sicuramente. Se cioè, come prima... per essere la prima miniatura è venuta molto bene. Io vi farei vedere le mie. Come sono prime... schifo. Cioè, guarda, le ho sverniciate. Proseguiamo. Enrico Venturelli. Enrico Venturelli. Tratta di Blood Bowl. C'ha una, sì, palla, sì, una palla in mano. E c'è pure un goblin sopra. Sì, in linea generale è fatta abbastanza bene. Trovo che gli elementi si fondano tra di loro. Cioè, non riesco a vedere dove finisce la palla, dove inizia il goblin. Okay. Hanno tutti più o meno la stessa intensità questi colori. La basetta è stata fatta. La basetta è stata fatta. Ci sono molti elementi che sono stati curati. Segni sullo spallaccio, i graffi. Bravo. Bravo, bravo Enrico. Francesco. Oh, Francesco Tartarini. Questa l'avevamo vista anche in via di sviluppo. E... abbiamo seguito proprio tutte le fasi tutti della... tutti gli step. Mi piace perché tecnicamente è curata. Sì, sì, tutto, sì. Tutto al suo posto, forse manca un po' di carattere, quello sì. Vabbè, i colori comunque sono precisi, ho messo tutto al posto giusto e si capisce effettivamente, allora, gli stacchi e tutto quanto. Una cosa che avrei fatto, dato che qui le vene sulle braccia e sul petto sono così evidenti, le avrei evidenziate ulteriormente. Però, con... guarda qua, le unghie. Sì, le certo. Unghie. La manicure, non è che puoi trascurarla, grande. La pelle, un fondo un po' più scuro della pelle. Magari utilizzando anche dei colori alternativi che non sono solo quelli della gamma base, dello skin tone. Francesco, bravo. Ti sei piaciuto. Carly Sculpture and Miniature. Ah, oh, questo lavoro ci è piaciuto. Il fatto che sia stato dato questo effetto luce laterale un po' dal basso, in questo color caldo arancione che si intravede sia sulla spada che sotto l'occhio, questo sicuramente c'è dello studio. Mi piace anche lo stile un po' grunge, si può dire, ok, dove comunque le pennellate un po' si vedono, però a me piace. Molto bello. Sicuramente ben curato. E poi la lingua sembra bagnata. Come hai fatto? Anche il comunque modello, complimenti, molto, molto bello. Sì, mi piace anche il modello. Oh, Lorenzo. LM Modellismo ha un canale YouTube dove tratta appunto di modellismo militare. Ovviamente è leggermente fuori la nostra giurisdizione. E da quello che ho visto, credo che sia molto esperto soprattutto sui diorami. Infatti qua abbiamo un bellissimo diorama di una scena di guerra. Apprezzo molto lo sbatto perché è molto curato. Noi purtroppo queste cose sinceramente non le sappiamo fare. Io vorrei incominciare comunque, Lorenzo, te lo dico. Lorenzo, prendi questo il carico. Mi è piaciuto tanto, l'ho guardato e riguardato. Sei molto molto bravo. Sì, è realistico, è ben fatto.
Luca Minardi. Da Luca Minardi. Che ci ha inviato questo demone che all'inizio pensavo fosse un semplice triceratopo. Invece c'è il demone. Invece c'è, sì, infatti non si capisce subito, ti vede sì. Bene. Ben fatto, anche gli oggetti metallici, nonostante siano stati fatti con, che non è un male, con col colore metallizzato, è stato comunque curato. Comunque, Luca, facci sapere anche te come hai fatto il metallizzato, perché è molto 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 bello. Io quando sono stato metallizzato mi è sempre venuto male tutto e mi sono voluto cimentare nel metallo non metallo, poi non ci sono riuscito, però vabbè. Quello, quindi... Sì, mi piace perché l'osso però sembra osso, questo il tipo corno di metallo sembra mi piace. Corno, il metallo sembra metallo e anche la basetta è molto carina, questa cosa un po' inca. Bene, fatto bene. Veramente un bel pezzo. Bravo, bravo Luca. Questo ha avuto tanti apprezzamenti. Ma sicuramente la foto ha aiutato, l'inquadratura, lo sfondo nero. Però è sicuramente un bel modello, c'è tanto lavoro dietro, c'è anche dello studio. E poi io ho apprezzato tantissimo, ma proprio tantissimo, la basetta. La basetta. Cioè... Che effettivamente però non si capisce bene se è stata realizzata proprio con quelle luci oppure un effetto della foto. Sì. Però l'effetto è molto 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 bello. L'effetto in fotografia. Anche la lampada è fatta benissimo. È molto bello. C'ha questa atmosfera un po' gotica, un po' notturna, che mi piace molto. Qua Mary Montero. Subito una domanda. Il metallo sembra quasi ghisa. Molto 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 bello. Ovviamente è un bel pezzo, non riesco a capire esattamente quanto sia grande, considerando la basetta mi sembra piccolo, per cui essendo piccolo è fatto molto bene. Nel senso è curato nel dettaglio. Avrei dato più contrasto sulla barba, dando più evidenza magari al pizzetto, ai baffi, per staccarlo un po' dal resto della capigliatura. C'è un peccato che io non apprezzo molto l'effetto lucido sulle miniature. Anche perché in foto poi creano queste luci che ti vanno un po' a distogliere l'attenzione, è un peccato. E qua non riesco bene a capire se è la foto o se è... Certo, o se è il colore. Comunque potete ovviare a questo tipo di problema utilizzando il tiro finale opaco. Matteo, questo è un old... Sì, qua siamo old style. Un old school proprio. Old school. Sarà sicuramente in metallo. Questo è un vecchio figurino di Warhammer. Tanto sbatto perché c'è un sacco di elementi. C'è anche il fatto che abbia provato a fare le scritte. Sulle pergamene. Qua ci sono veramente tanti elementi. Ve lo garantisco, ne ho dipinta una simile. Ci sono sicuramente delle ore di lavoro dietro. E ha anche provato a fare il metallo non metallo sulla spada. Comunque sull'armatura. Una critica che posso fare è che ha tanti elementi, tanto contrastato uno di fianco all'altro, per cui nel complesso sembra disordinato, non c'è un elemento che si stacca bene dall'altro, forse. Comunque c'è stato tanto impegno, bravo Matteo, tanto veramente lavoro. Matty Brush, ecco. Master and Brush Studio. Questo non ho niente da dire, nel senso che la basetta con questa mano che si intravede ossea molto. È stupenda. C'è atmosfera, molto realistico. È fatto bene, le ossa sono fatte bene, cioè, le ali ovviamente sono molto curate. Il metallo non metallo sull'armatura. A me piace molto. Molto, sì. Molto dettagliato, sicuramente molto molto impegnativo. Complimenti veramente. Michele Cirolla. No, peccato perché in foto non si vede molto bene, mi ha mandato anche qualche dettaglio. Ma il ramo c'è una faccia sopra. Non l'hai vista? No. Questo acquista dei punti in più. È molto preciso, anche la gamma cromatica è buona. È un bel pezzo. Un bel pezzo. Sì, dai, è fatto bene, è preciso. La basetta, i fiori sono della Green Stuff. Perché l'abbiamo anche noi. E che forse avrei fatto un paludo morto sopra. Avrei dato più un'ambientazione più gotica. Oh, più gotica, più cuba, più. Sì, forse non ci avrei messo le margherite. Sì. Comunque è molto bello.
Mickey. Ovviamente, come abbiamo detto, abbiamo dato la possibilità a tutti di partecipare. Lei ci ha inviato una sua miniatura. Anche qui, ovviamente, io non sono in grado di giudicare perché non è il nostro campo. Nel nostro campo, però abbiamo apprezzato il fatto che abbia partecipato al contest. Se ti vuoi cimentare anche nella pittura, non ti preoccupare, basta che ci chiedi qualcosa. Chiedici qualche consiglio, materiali da acquistare, due o tre cose. La prossima volta così ci porti una porta. Vamo a spendere poco, non ti preoccupare, amici. Painting for fun. Ogni elemento al suo posto. La fiamma mi piace che abbia un senso dal punto di vista della fisica, nel senso che sia più chiara al centro e più scura verso l'esterno. Come il fuoco in natura, diciamo, no? Anche se il fuoco non è proprio di questo colore, no? Vabbè. È un fuoco magico. È fatto bene, ovviamente manca qualche passaggio aggiuntivo, qualche luce in più, qualche contrasto in più. Nel senso che da quel che vedo probabilmente c'è sicuramente una base, sicuramente delle ombre, però manca un po' di contrasto. Simon Miniatures. Ci sono piaciuti molto i colori. I colori e le luci. I colori e le luci, sì. La basetta è anche molto bella. L'unica cosa che ci ho messo un po' a capire è che quel verde non fosse un colore che ti era caduto, ma un effetto qua sulla basetta. Ci ho messo un po' a capire che era tipo del liquido magico, dei bei colori vividi. Mi piace molto, poi le cose molto colorate a noi ci piacciono. Oh, Salvatore Balistrieri, ho detto American perché fa più figo. Non so quanto sia grande questo modello, devo dire la verità, forse è piccolino. No, apprezzo che c'è questa variazione dei colori della pelle dalla schiena al petto. Forse mi sbaglio, vai. Qua c'è molta, molta lavatura da airbrush. Sì, non so se è voluto, ovviamente il risultato risulta di per sé più sporco, però è ovvio che dipende sempre per cosa viene creata la miniatura. Se ha una pittura veloce da gioco ci può stare. La basetta mi piace molto perché diciamo che rientra nel contesto del troll, del pezzo, diciamo, sì. Del pezzo. Tiziano. Allora, dalla foto in realtà non si capisce bene. Sembra che siano stati applicati i colori base e non sia stato fatto nessuna ombra particolare, nessuna luce particolare. Però la basetta ci è piaciuta. Piace, soprattutto sì. I teschi. Beh, bravo Tiziano, grazie per aver partecipato. Anzi, se hai voglia, facci vedere se hai qualche basetta. Oh, Brio Brush. Vincenzo. Che è stato costretto a partecipare perché sapevamo della tua bravura e da questo pezzo ovviamente risalta, nel senso che dobbiamo sempre considerare che questo ovviamente è un pezzo di Star Wars, se non mi sbaglio. È molto molto piccolo, 72 mm, molto piccolo, forse anche meno. E ci sono i dettagli della barba, gli e occhi. Se guardiamo, cioè, il viso, io farei fatica a fare dei dettagli così su un viso così, per cui lui è riuscito a farli su una roba di 4 mm, dici che pennello usi, che occhiali porti perché li compriamo subito, mamma mia, col microscopio. Sembra che ci abbia anche i segni, sì, della barba. Sì. C'ha le occhiaie, capisci? Io partirei con i tre finalisti della categoria intermedia. Quindi è il momento, mm-hmm. Ci siamo. Terzo posto, sei pronto? Aspetta, scavicchi ma non apri. Painting for fun. Painting for fun. Nonostante appunto, come abbiamo detto prima, manchi un po' di tecnica, un po' di contrasti così, però è una buona base di partenza. Bene, secondo posto. Non lo so. Michele Cirolla. Nonostante i fiori sotto la figura fantasmica, ci è piaciuto perché dai, è comunque preciso, è fatto bene. I colori sono in armonia tra di loro, sì. Vincitore della categoria medio. Non c'è. Sì che c'è, la X. Ah, Simo Miniatures.
ragazzi, molto molto sì, bello, mi è piaciuto tantissimo. Hai curato bene le luci, hai usato dei colori belli in contrasto tra di loro, che nel complesso creano un bel effetto. A me piace molto, veramente. Bravo Simo! Ti contatteremo per scegliere il premio. Poi categoria expert. Terzo posto. Matte brush. Oh, molto molto bello. Stata tosta. Posso dire che in realtà i nostri finalisti erano in questa categoria 5 e siamo rimasti fino all'ultimo a scannarci per capire come posizionarvi. Per cui, cioè, comunque complimenti. Abbiamo contattato anche degli esperti. Sì. Abbiamo dovuto chiedere l'aiuto da casa perché non c'era capace va. Raccapezzavamo. Secondo posto. A malincuore, devo dire. Brio Brush. Sì, un po' a malincuore perché qua di tecnica ce n'è tantissima. È stupendo, è un pezzo bellissimo. Per cui, sempre detto, ti stimo. Beh, vincitore! Vincitore della bellissima miniatura di Loot Studio. Matthew Brush. Vabbè. Con un lavoro così, col lavoro che c'è dietro, tutti i dettagli, la cura della basetta, il metallo non metallo, le luci, le ali. Tutto. Quindi bravo. Quindi è così. Bravi tutti, noi vi ringraziamo di aver partecipato veramente. È stata una tragedia perché vi conosciamo tutti, ci seguite da un po', ci siamo trovati anche in difficoltà. Noi sappiamo che voi capirete che non potevamo mandare un premio a ognuno di voi, perché altrimenti io l'avrei fatto, però comunque fatto. Noi pensavamo per i prossimi contest di creare un tema specifico per ogni categoria. Grazie veramente a tutti per aver partecipato, ci siamo divertiti e di esservi messi in gioco. Mi ha fatto veramente piacere avere un riscontro da parte vostra, della vostra presenza, perché adesso sto parlando con un obiettivo. Per cui esistete e siete bravissimi, sono contentissima. È venuto il momento di lasciarci e come sempre vi ricordo che se ci volete bene di seguirci, di iscrivervi, di commentare e di venirci a trovare su Instagram. Per i vincitori vi contatteremo noi. Ah, se qualcuno di voi comunque ha piacere di commentare qua sotto le miniature, di dare consigli o quant'altro, è libero di farlo, anzi un confronto aiuta a migliorare sia per noi che per voi, per cui fatelo. Ciao.